Dunque, sto per andare in Vietnam e mi accompagna Taglia la tela. Perché stiamo andando in Vietnam? Dunque, la storia possiamo prenderla molto alla lunga. Tutto inizia nel 1980, quando un certo Deng Xiaoping, capo della Cina Popolare Cinese, dopo aver passato le persecuzioni di Mao nei confronti della destra politica del partito, annuncia a tutta la Cina: non importa se il gatto è bianco e nero, l'importante è che prende il topo. È un famoso detto cinese che lui riprende per significare che la Cina deve aprirsi al mondo. Adesso possiamo scorrere veloce. Che succede? Succede che la Cina apre le zone economiche speciali, gli occidentali cominciano a trasferirsi in Cina godendo di bassissimi salari e un'organizzazione decente. Poi la Cina entra nel WTO, poi c'è l'era clintoniana in cui sostengono che praticamente la Cina, man mano che si apre, diventerà sempre più democratica e sempre più amica degli Stati Uniti. Teniamo conto che lo Stato profondo americano è sempre antirusso, molto meno anticinese, quindi insomma si va avanti, ci si accorge che in realtà questi cinesi continuano a non rispettare i trattati internazionali, il WTO, eccetera, e a un certo punto arriva il 2016, sale al potere Trump con una precisa promessa: mettere i dazi alla Cina. Che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti, che hanno sempre basato la loro politica di potenza sul deficit commerciale, a un certo punto si sono detti: noi stiamo permettendo alla Cina di violare le norme sul WTO, rendono difficile fare business agli occidentali in Cina, non rispettano gli accordi del WTO. Beh, sinceramente, se dobbiamo continuare ad avere un deficit commerciale nei confronti di un paese nemico, preferiamo avere questo deficit commerciale nei confronti di paesi amici, di paesi alleati. Infatti la politica imperiale americana è sempre stata questa, di permettere ai propri clientes di avere un surplus commerciale nei loro confronti, e loro avevano un deficit commerciale nei confronti dei loro clientes, in questo modo se li tenevano vicini. E insomma, se li temono fedeli. Non vale la pena avere un deficit commerciale nei confronti di un paese nemico. E da qui nascono i cosiddetti dazi. Quindi, che succede? Succederà che con sempre più evidenza ci sarà questo decoupling, cioè questa separazione tra il mondo cinese e il mondo americano, mondo occidentale a guida americana, in cui ci saranno due tecnologie diverse. Già lo vediamo con il 5G, con i telefonini, diciamo di produzione americana o comunque diretti al mercato americano, non supportano tecnologie cinesi, non supportano più. Insomma, adesso non so nei dettagli tecnologici come stanno andando le cose, però quello che sta succedendo è che si sta creando il decoupling, cioè la tecnologia cinese non potrà più comunicare con quella americana o con quella occidentale, a guida americana. Ok, ma in tutto questo, che c'entra il Vietnam? Perché stiamo andando in Vietnam? Perché ora che ci sono i dazi in Cina, e non solo i dazi, c'è anche un altro fattore: i salari in Cina stanno aumentando ormai da 30-40 anni, quindi non sono più così competitivi come una volta. Ma comunque, tra questi due fattori insieme, ormai la Cina non è più interessante come luogo di produzione. E quindi si stanno spostando le aziende, anche le aziende italiane che stanno lì, in paesi alternativi. Il Pakistan è uno di questi, ma c'è anche il Vietnam. L'ultimo arrivato è il Vietnam. Il Vietnam è meglio di molti altri paesi perché il Vietnam è un paese a cultura confuciana. È un paese a cultura confuciana. Teniamo conto che in tutto il mondo del sud-est asiatico, il Vietnam è l'unico paese, insieme alle Filippine, confuciano. Cioè, in realtà è rimasto tale, più anche delle Filippine, è rimasto un paese proprio, diciamo, estremamente simile alla Cina. Infatti, non solo lo si vede anche etnicamente, i vietnamiti sono molto più simili ai cinesi dei cambogiani, per esempio, del Burma. Mentre invece gli altri paesi del sud-est asiatico sono indo-birmani etnicamente e culturalmente.
Per cui i vietnamiti sono i più simili ai cinesi anche dal punto di vista dell'etica del lavoro. Insomma, sono un paese perfetto alternativo alla Cina. E il Vietnam è un amico americano, è un amico degli Stati Uniti, per il principio della geopolitica internazionale, secondo cui se sei nemico del mio nemico, sei mio amico. Ora, la Cina è circondata da nemici, sappiamo, dal Giappone, dall'India, dal Vietnam, sono tutti paesi ostili nei confronti della Cina. E il Vietnam quindi sta entrando nella sfera egemonica americana e lo sarà sempre di più adesso che ci sono i dazi in Cina e gli occidentali si stanno spostando in Vietnam. Sì, ma io che ci vado a fare? Che ci andiamo a fare insieme a tagliare la tela in Vietnam? Ebbene, in Vietnam ci stiamo andando perché abbiamo ricevuto qualche contatto, qualche email da imprenditori italiani che si stavano spostando in Vietnam dalla Cina. All'inizio non ci abbiamo fatto troppo caso, cioè, c'era un imprenditore italiano che ci chiedeva di andare in Cina, di andare in Vietnam. Abbiamo detto: guardi, non siamo proprio in grado in questo momento di venire in Vietnam, ci dispiace. Quando però hanno cominciato ad aumentare le richieste e abbiamo capito che evidentemente il Vietnam stava diventando un paese trend. E noi siamo come policy aziendale, siamo sempre, diciamo, abbiamo sempre avuto una. Abbiamo, siamo sempre stati favorevoli al trend following, quindi noi seguiamo sempre il trend, dove va il trend noi cerchiamo di andare. E se il Vietnam è un paese trend following, allora dobbiamo andare in Vietnam. Quindi andremo in Vietnam e cominceremo a studiare il paese. E ormai sappiamo praticamente, proprio ultimamente, dopo i trattati, dopo le discussioni diciamo, tra cinesi e americani, sino-americane, dopo le discussioni sino-americane sui dazi, sappiamo che questi dazi sono stati istituzionalizzati, per cui ormai non si torna più indietro. Il Vietnam è destinato a ricevere una massa di imprenditori stranieri che vogliono produrre a basso costo e che già si trovano in Estremo Oriente, per lo più in Pakistan e in Cina. Il Vietnam è la nuova frontiera, il nuovo Eldorado, possiamo dire. Per cui noi andremo là, e vi terremo aggiornati sulle novità. Studieremo il paese dal punto di vista fiscale ed economico.